Cari amici di Zona Hobby, faccio questo breve video per salutarvi, perché è da parecchio tempo che non mi faccio vedere qui su YouTube, e per farvi vedere questo GX105G, ovvero la versione completamente dorata del Mazinga Z, che non troverete in vendita su Zona Hobby, ma che molto probabilmente Cosmic Group venderà direttamente a Lucca Comics. Ma perché vi faccio vedere questo modello? Perché è un'esclusiva fighissima? No. Perché è un modello che sicuramente farà un effettone in vetrina? No. Vi faccio vedere questo modello per la profondità della sua scatola, che come potete vedere è il doppio, anzi il triplo, rispetto a quella del GX105 normale. E perché questo? Perché al suo interno troveremo la basetta. Ecco, con queste basette Bandai sta facendo un gran casino, perché abbiamo Mazinga, Grande Mazinga e Generale Nero senza basetta, ristampa di Garada e Douglas senza basetta, poi abbiamo la ristampa di Aphroditea e Minerva X con la basetta, Boss Robot con la basetta e il GX105 Gold con la basetta. Sarà una mia fissazione, ma tutti solo Shogokin devono avere la propria basetta, altrimenti chi le utilizza ha una collezione non uniforme, i primi con la basetta e gli ultimi alcuni con, alcuni senza. Vabbè, con questo ho terminato la mia video polemica e vi lascio con le immagini dell'unboxing.